si ricomincia con il martedì d'estate a Faenza. Siamo in Piazza del Popolo, dove questa prima serata dopo l'anteprima della settimana scorsa è stata dedicata ai più piccoli, e infatti alle mie spalle si sta svolgendo una mini olimpiade per i CREA, i centri estivi, che hanno portato in piazza centinaia di bambine grazie alla fondazione Marri Sant'Umiltà, la cooperativa Sacra Famiglia, la cooperativa Caleido. Tante attività sportive sono state allestite proprio qui in piazza, e poi continueremo a dare un'occhiata a quello che succede in centro storico questa sera, con le tante bancarelle, l'animazione, le attività, la musica, le danze, gli spettacoli che sono stati allestiti proprio per le vie del centro. Siamo con una delle menti e delle braccia organizzative per questo evento, perché siamo con Lorenzo Giunchedi, che dal 2000 segue la manifestazione qui a Faenza dei martedì d'estate. Si occupa di allestimento, di impianto elettrico, di tutto quello che riguarda un po' il centro, quindi gli ingredienti principali per poi trasformare questo centro storico in un bel salotto. Beh, tengo a precisare che io sono il braccio, diciamo che la mente è tutta la cabina di regia, linee di comunicazione e tutti coloro che programmano e gestiscono. Io sono il braccio, mi occupo degli allestimenti, impianti elettrici soprattutto, che sono i più importanti, nel senso, per la sicurezza e per dar luce e colore alla manifestazione, diciamo. Fin dall'inizio, quasi, diciamo così, dalla nascita di questa manifestazione, lei insomma ha visto crescere queste martedì d'estate a Faenza. Oggi questo lavoro come la impiega? Quali sono, anche per dare un'idea, la portata del lavoro che tutti i martedì lei propone e comunque si impegna a garantire? Beh, partiamo innanzitutto con gli impianti elettrici, poi ogni martedì ci sono gli allestimenti dati dai tavoli, dalle sedie, dalle panchine, dalle transenne, tutto quello che riguarda la sicurezza e tutte queste, la gestione, chiamiamo in particolare. E più che altro impianti elettrici, diciamo. Con questa manifestazione sicuramente le ha portato fortuna, perché lei ha aiutato anche l'organizzazione di questi momenti, ma è stata anche una buona, ottima occasione di lavoro. Certo, questo secondo me sono delle manifestazioni bellissime, molto curate, la gente si diverte, è bella perché la gente scende in piazza proprio a spese zero, guarda, si diverte. Poi hanno fatto una bellissima manifestazione anche il martedì, l'anteprima di martedì, con il picnic in piazza dei ristoratori. Secondo me è stata una cosa riuscitissima, speriamo che si ripeta, perché la gente si è divertita tantissimo. E vi proponiamo anche un giro lungo le bancarelle di Corso Matteotti, dove sono stati portati tantissimi oggetti di tipo diversi, tutti quanti manufatti artistici, creativi, di tutti i tipi, insieme alle attività che sono state proposte per i più piccoli. E questa è una serata dedicata in particolare ai più piccoli, una bella festa anche per loro. Sì, dai, almeno c'è qualcosa qui in centro per ravvivare un po' queste serate. Poi ce n'era anche bisogno, visto il tempo, la gente aveva bisogno proprio di uscire. E i bambini si divertono, siete appena arrivati, ma mi sembra che siete già all'opera. Sì, palloncini, trucco. Divertimento soprattutto per loro è assicurato. Sì, dai, così almeno noi ci possiamo rilassare un attimo. E questa sera al Caffè delle Rose si balla a ritmo di Zumba. Siamo con Monica Matulli del Caffè delle Rose, appunto, per capire come è stata concepita questa idea per la serata. Ma abbiamo pensato di rendere un po' vivace l'inizio di questi martedì di luglio, e non c'è cosa migliore che magari una serata di ballo, poi questi ritmi così sudamericani,
per fare una serata in allegria con la maestra della scuola. Abbiamo visto che avete organizzato proprio una serata a tema con la sangria, con tanto spa. Carioca. Quindi c'è anche la possibilità di ballare, ma soprattutto di assistere anche ai saggi, che hanno così una vetrina eccezionale, diciamo, i saggi classici di fine anno per chi impara queste discipline, oggi sono in centro Faenza. Allora, siamo una scuola di Faenza, ci chiamiamo Juanidos, siamo un'associazione sportiva e facciamo tutti i generi di balli, dal tip tap, la danza del ventre, il classico folk romagnolo, e salsa cubana, portoricana, boogie boogie. E l'ultima arrivata, Zumba Fitness, che non è un ballo nel vero senso della parola, ma unisce fitness e ballo, per cui divertimento e allenamento. È anche un bel esercizio fisico. Fisico, molto. È anche la moda dell'estate, diciamo. Sì, è anche un po' la moda dell'estate, sì. Molto utile. Ci siamo fermati anche di fronte alla chiesa di Sant'Agostino, con l'osteria Sant'Agostino, Manuel Calderoni, che ci sta raccontando di questa serata. Anche oggi tante persone per questo martedì d'estate a Faenza. Voi avete cominciato però nel 2010 con la vostra apertura estiva, da allora sempre presenti per questa manifestazione. Assolutamente sì, noi siamo aperti dal settembre del 2005 e dal 2010 abbiamo anche il deore estivo, abbiamo subito partecipato, diciamo, alla rassegna dei martedì d'estate di tutto il mese di luglio e anche a quella che ci sarà anche quest'anno ad agosto, che sono i martedì del caffè concerto. Aderiremo anche a quelli lì in tutto il mese d'agosto e quindi è già la quarta estate che aderiamo e direi che i martedì d'estate sono sempre un gran successo. Una bella occasione. Una gran bella occasione per tutti, è un pretesto per uscire, famiglie, con i bimbi, passeggiata, con i cani in centro, che solitamente è aperto alle macchine, invece in questa occasione è tutto pedonale. Tutti i faentini sono entusiasti perché proprio la città per queste serate cambia faccia, cambia volto, c'è un fermento diverso. Sì, no, è molto carino, come ripeto, è un bel pretesto per uscire dopo magari il mese di giugno che si pensa alle feste rionali e tutto, ci si ritrova il martedì sera in giro per il centro città, che il centro di Faenza è splendido. Chi ha un'attività appunto nel corso, ma come altrove qui in centro Faenza, trova proprio l'occasione anche per fare rete, per creare tanti eventi. Beh, sicuramente è un bel martedì, diciamo, d'estate va a sostituire un po' il nostro sabato invernale, quindi tanta affluenza, tanta gente che esce, che viene a cena, fa una bella passeggiata, tanto turismo anche tanta gente da fuori Faenza e tanti stranieri che a volte non sappiamo di avere in città, invece frequentano Faenza e il centro perché è molto carino, sì. A luglio inizieranno anche le partenze, però comunque sono poi tante anche le persone che rimangono in città. Rimangono, sì, sì, io ho visto in questi anni comunque una crescita della frequenza anche serale, anche nel mese di agosto, i primi anni stavamo fermi una settimana, invece l'anno scorso siamo rimasti aperti, perché comunque sì, per quanti partono, per quanti tornano, poi non è più come una volta che magari partivano tutti ad agosto, oggi magari le partenze partono da maggio fino a settembre, quindi sempre fermento. Sempre in fermento, sempre si lavora. E allora come procede questa serata in centro storico qui a Faenza? Ma bene, dai. Siete appena rifucilati? Sì, esatto, assaggiamo, beviamo, facciamo un giro, guardiamo quello che c'è. Da romagnoli quando si mangia si beve, si è sempre a posto poi. Cioè. Conoscevate già questa manifestazione, ormai siete già da tempo a seguire questi martedì d'estate? Sì, sì, sono non so quanti anni è, comunque è già uno o due anni che veniamo qui ogni tanto per passare una serata un po' diversa. Si diverte? Sì, dai, poi per fare qualcosa almeno viviamo un po' la città, sta un po' in centro, sennò... È diversa la città rispetto al solito? Sì, il centro assolutamente sì. Non c'è tutta questa gente durante il fine settimana o la settimana. Un bel modo. E allora abbiamo fermato anche un gruppo di ragazzi, non tutti faentini, però tutti romagnoli, che hanno scelto di passare questa serata qui in piazza a Faenza. Com'è andato? Ma tutto bene, di gente ce n'è. Il bello è incontrare la gente che non si incontra sempre. Fai delle gran chiacchiere, poi vedi le bancarelle. E quindi è un modo per passare del tempo insieme.
È una veste nuova quella di Faenza, diciamo così, diversa rispetto a tutti i giorni. Ma no, è un paio d'anni che c'è, però ultimamente c'è sempre più gente ed sono dei bei martedì da passare tutti insieme.